Ma bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono io, Matteo del Team Programmerologia, che siamo qui perché siamo con un nuovo episodio della carriera. L'episodio 1 è in caricamento, l'ho editato, sono passati tipo circa 2-3 ore da quando ho registrato. Sì, 2-3 ore. E oggi ragazzi siamo qui perché, dove forse, dobbiamo acquistare Niccolò Giannetti. Vi ho lasciato con questa piccola suspense nello scorso episodio, ma ora forse lo acquistiamo. Visto che Sessengon ce lo fanno pagare tipo 15 milioni, tanto perché è talentuoso, io gli vado a offrire un'ale, perché una volta l'ho acquista. Come non ho ale? Ale vado a offrire tipo lui. No, asse no, per Giannetti. Ti vado ad offrire Melangoni, talentuoso, però voglio una alla destra e quindi io non gli posso dare la destra, io non ho ale. Allora vado a fargli un'offerta per il cartellino di Ben, 3 milioni e 50 mila euro. Va bene, hanno accettato, forse anche gli ho strapagato, però raga, è un buon giocatore che ci portiamo sempre a casa. Questo è importante, portarsi buoni giocatori a casa. Allora, io gli do Cruciale, non è importante perché Cruciale Gomez è quello che gioca tutte le partite. Quello è poco ma sicuro. Petagna e lui e Cornelius se la giocheranno. Raga, vi piace se faccio tipo un 4-3-3 con Petagna e Cornelius esterni che corrono tantissimo? Tipo corre io gli ho fatto 8 anni. Lui è attaccante centrale, Gomez COC. A me piace, come da me, mi piace. Non la voglio clausola. Ok, va bene, neanche troppo alto. Giannetti è dell'Atalanta. E ora andiamo a acquistare Steven Sessegnon. No, non si pronuncia così. Sessegnon. Giocatore che in 55 partite ha fatto 17 gol da difensore. Cosa ottima, gioca in Serie B inglese, giocatore veramente talentuoso. Cosa vuol dire? Prestito o meno? Oh, per il prestito dai, il prestito ce lo prendiamo. Allora, posso vedere Bullo, metto 2 anni così, Sessegnon. Ok, siamo d'accordo, siamo felici, va bene, va benissimo. Accetta. Ci siamo presi Sessegnon in pre. Ah no, il giocatore della legge, vabbè. O dalla Serie B in casa, la Serie A italiana, una squadra che gioca in Europa League. Bello chicco. Poi dobbiamo andare a prendere dei talenti. Molti talenti. E molti talenti. Allora io faccio un mini taglio ora. Raga, e se andiamo a prendere uno forte? Secondo voi ce lo danno in prestito? Abbiamo bisogno noi di uno forte, ma molto forte. No, centrocampista no. Allora, intanto di uno molto forte difensore, perché la difesa è un po' traballa lì dietro. Ragazzi, io l'ho trovato. Io l'ho trovato, l'ho trovato. Io. Allora, veramente non l'ho trovato. Lol. Cos'è LOL? Cos'è tipo? Vediamo che invece non lo trova. Allora, io voglio uno tanto talentuoso. Oh, questo è forte. Joel Awuana. Mi hanno venduto ora, peccato. Allora, Akanji. Aokubuna. Nathan Ake. Però che è appena arrivato, questo è talentosissimo, raga. Se ha una carriera lo deve prendere a tutti i costi, è troppo forte questo qua. Troppo buggato e troppo forte. Anche Ultimate Team. Costa 500, no, questo NIF costa tipo 20.000. Cosa del genere. Raga, e se andiamo a vedere chi c'è dagli svincolati? Secondo voi c'è qualcuno interessante? Secondo me sì. Tipo un 90 di 90. Cosa cavolo dico oggi? Un 80 di overall, insomma, allora, questo è buggato, l'ho avuto in molte carriere. Io ho visto che sono legato alle persone.
legato alle persone con dolore nelle carriere, me lo prendo fra la vita. Goda, goda, goda. Goda. Si singolate che giorno sono pieni e te giocatori. Noi abbiamo bisogno di un difensore. Qualche volta spicca qualcuno tra gli svincolati, ve lo dico io. Questa volta non c'è nessuno. Questo è forte. Ma no, proprio no. Non so riconoscere i giocatori forti. Io ho bisogno di uno da mandare in prestito che mi cresce sul naso. Incolati! Human, che fai? Che fai? Allora, io ho bisogno di uno forte. Dopo aver preso un difensore, ci possiamo anche bloccare oggi, va bene così. Poi al limite, non è sicuro, oggi registro un altro episodio, per questo non è sicuro. Non so perché l'altra cara, intanto mi muoveva qua. Era impazzita la mia televisione, vabbè. Ma io ne conosco uno che è un po' buggato, però non ce lo danno, costa 34 milioni l'ultima volta che ho visto. Ma che ci posso prendermi? Ragazzi, mi prendo Kim Bebè? Secondo voi, o Kim, una cosa del genere. Questo è in prestito sicuramente, poi ci personale da tutti in prestito. Quenza, questo cresce. Mostra l'ultimo potenziale. C'ho questo. C'è i piccoli bug. Oh, Gox, questo è fratello migliore di del centrocampista. Questo Hogma, questo è forte. Dell'Offenheim. Ongla, questo pure non sa che è forte. No, è un persico della sola. Ah, del Granada. C'è il bacino per OB. Vabbè, raga. Allora, di difensori talentuosi in Serie A ce l'ha qua, c'è Candreva. Candreva, guarda, Candreva oggi è un difensore, c'è. C'è. Caldara. Ma chi posso prendermi? Aiutatemi, uno in prestito forte. Allora, intanto io mi prendo quella che mi sono segnato. Sul taccuino, allora, 7S non sta decidendo. Io vado a prendere Ogma in prestito, se l'Offen ce lo dà, l'Offen ci dà in prestito Ogma, che nel campionato tedesco non sa per niente giocando. Mo' interrompiamo, sennò per il video diventa troppo lungo. L'Offen è molto generoso, perché vedete quanto ci va a pagare soltanto il prestito, per 2 anni, il 60%, non l'80, ma il 60. Quindi l'offre, vabbè, l'offre in carriera c'è 30 milioni di milioni. 30 milioni di milioni. Top, tutto questo. Allora, Quenza non ce lo danno, ma né ora né mai, ne ero proprio sicuro. E uno, questo è forte, perché lui è forte. Lui è un buggatone pazzesco che potete fare anche giocare. Sto facendo un calciomercato da squadra mediocre. Lo so, raga, lo so, faccio un calcio. Questo gioca nel Cell, una squadra tipo il Ranger, ho giocato il Celtic pure forse, questo qua. Accetto, poi facciamo anche la carriera troll. Allora, raga. Questi due devono decidere. Allora, possiamo prenderci uno di 19 anni per 2 anni. Questo è molto talentuoso. E questo qua, questo è pazzesco, un giocatore che mi piace tantissimo. Ah, la società ha accettato il prestito, mi era preso un colpo. Come ha accettato?
E allora, ragazzi, staff primavera, andiamo a prenderci i quelli talentuosi. Sono uno che punta molto nella carriera, ora abbiamo Francesco Colombo e lo facciamo seguire in Italia, perché in Italia penso che trovi qualcuno. 3 mesi, sì. Qua questo lo andiamo a far seguire, ci prendiamo Camilo Paminio, Paolino, no, Camilo Paolino, tutto con una sola L, e lo andiamo a far seguire l'Argentina. Ma che trova qualcuno tipo Mo Messi. No, questo è il Portogallo, gli devo far seguire. E poi Xavier Malì. Pronunciato benissimo, guarda. E vado a far seguire. Raga, io penso che in Brasile, qualcuno lo troverà. Il Mo Neymar, purtroppo l'altro deve trovare Mo CR7, ma noi faccio seguire il Portogallo, quindi fails. Aspettiamo che accettano l'offerta. Ecco. Raga, ma io dico 500. Oddio mio. Se non ha rifiutato, io dico, ma tu dalla Serie B alla Serie A in prestito, poi ti potevi anche essere riscattato subito dalla società. Perché non ci sei andato? Ti facevo pure giocare. Oh, Justin Ogma, a me non vuoi, cioè, però ce la guarda. Perché hai rifiutato Sessegnon? Ecco, va bene così per oggi. Abbiamo preso molti giocatori. Io questo modulo lo voglio andare a fare. Guardate qua, ditemi cosa ve ne pare. È un 4-3-3. Molto offensivo. Questo è il modulo che voglio andare a fare con Gomez, con, allora, Giannetti centrale. Vabbè, raga, questo video è tutto. Spero, anzi, che vi sia piaciuto, perché troppo tempo sto occupando. Il video forse non vi può piacere perché dura troppo. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate like se è così. Raga, a 5 like un nuovo episodio. Questo modulo mi piace, ora che comunque quello è infortunato, Petagna è infortunato, Ogma 71, vabbè raga, bella! E 5 like.